Per gli amici si sa, questi due signori, sempre nel raccontarvi no, le scene che le vedete dappertutto, gli retroscena, per circa 15 anni hanno mantenuto insieme al comandante Mario Mongiovic nel pubblico vedo tante persone importanti che rappresentano poi a loro volta tante associazioni importanti, quale l'Unitre di Meta, l'Unitre di Piano, gli amici di Sfumature in Equilibrio, gli amici di altre associazioni che ringrazio di questa presenza. Il laboratorio teatrale dell'Unitre nella sezione di Piano era organizzato intorno a una quindicina di loro che tutto l'anno si dilettavano muovendosi con le opere di Pirandello, muovendosi con alcune commedie teatrali di De Filippo e poi a fine anno ne facevamo uno spettacolo. Nel periodo del Covid, non solo, ma in occasione dei lavori della biblioteca c'è stata una piccola diaspora, ci siamo spostati di sede, abbiamo dovuto riaccapezzarci in un altro luogo, ma comunque la cosa prosegue. L'essenza è quello che è rimasta di questo laboratorio teatrale, sono i loro tanti lunghi pomeriggi con un copione tra le mani che quindi si passavano e si intrecciavano. Sisa, vai. Questa è una poesia a due voci. Se mi avessi identificato una stagione, io sarei certamente la primavera. Ma che stai a dire? Ma non è vero, tu sei un treno all'ultima stazione. Brava, vi che bella educazione, a palla da guaglioncello, ma che ci tieni da cervello? Tu sei non stagionata. Io meglio avrei fatto a scusanata. E poi, per chiarezza e precisione, non ne ho treni che hanno buone, è la stazione che Ah, fa. non lo fa lo spiritoso? Qua non c'è niente difettoso. Io sono stata l'anno intero. Sarà, ma non mi paro vecchio. Il teatro fatto da persone come noi, no? Semipensionati e qualcosa in più. È fatto a più ripetizioni, è fatto con grande diletto, con l'arrivo loro affannoso, l'inverno, la pioggia, la cosa. A parte se ascoltavano, normalmente è facile, però non ci interessava e non ci deve interessare perché ugualmente suscita l'applauso questo essere in diretta, questo essere in presenza. Qual è la prossima? Questa si chiama bellezza. No, per favore, non mi dici di ciò, sei bello dentro. Ma che sta a significare? Sì, vabbè, capisco, ogni scarafone è per la mamma sua. Ma poi, quando mamma non c'è, è difficile far capire agli altri che è importante il contenuto e non l'involucro che lo pacca. Per quanto mi concerne, voglio essere sincero, una confezione più aggraziata non mi sarebbe dispiaciuta. Ossessione. Ho te davanti agli occhi, non riposo. A letto mi rigiro, ma il sonno non arriva. Pensare ad altro, vani e sciocchi tentativi. Sei tu nei miei pensieri. Ti guardo, ti inseguo, un chiodo fisso in testa. No, non lo accetto, non mi adeguo. Devi essere mio, t'afferro, ti ringorgo. Finalmente t'aggio fatta, zanzara maledetta. Thank you.
Nagunulela, ninna bicciù.